Una nuova puntata insieme, bentornate, fatemi aggiustare un po' l'inquadratura. Il Gianluca Lamberti Show che nasce un po' in alternativa al Maurizio Costanzo Show e ci ha dovuto rompere le uova nel paniere, così giusto per farci fare un po' la figura degli stronzi, ma andiamo avanti lo stesso. Quest'oggi gli dedicheremo il consueto dislike, un pensiero. Ovunque egli sia, insegna gli angeli a discriminare Rino Gaetano. E allora, amici, alla grande, bentornati con il sempre insieme a noi Gianmarco Landi. Bentornato, come stai? Ciao Gianluca, sto bene, buonasera a tutti i tuoi telespettatori del Maurizio Lamberti Show, che ricordiamo è anche più anziano del Maurizio Costanzo Show, perché già nei Grazie primi per anni ricordarmi. 70 c'era questo show, io me lo ricordo. Non c'era Esatto. YouTube, però c'era il Gianluca Lamberti Show. Esatto, al Teatro Parioli con uno vestito come me, ma in bianco che suonava il piano, me lo ricordo benissimo. Grazie Davide Ramunno per essere di nuovo con noi. Ciao ciao a tutti, io mi sono appena fatto uno sbagliato di Supradyn e Bronchenolo, però confido comunque sulla vigile attesa che dovrebbe essere proprio l'elemento proprio taumaturgico del protocollo di cura. La vigile sorpresa. Allora, alla Esatto. grande, aspettiamo, eccolo, proprio lupus in fabula, ma manco l'avessimo provato, proprio mi arriva quando lo presento. Paolo Borgognone, ben arrivato, come stai? Eccomi, eccomi, buonasera a tutti, sto bene, grazie, grazie, buonasera ancora. Alla grande, il buon Mesby in regia oggi avrà un bel da fare. Tanti di voi dall'altra parte in chat, i nomini scritti in verde, fedelissimi veterani, abbonati della prima ora in questo canale, tutto sommato recente, ma che già sta facendo parlare di sé quasi come i cuscini di Gianmarco Landi. Quindi sono entusiasta di questa cosa. Quindi si comincia a parlare di questo canale. E in tutto ciò salutiamo da subito, a parte la tosse di mia figlia, ma anche salutiamo da subito tutti coloro che clipperanno i pezzettini, prenderanno, sposteranno, porteranno un po' di ironia, un po' di satira, ma in realtà abbiamo anche tante, tante cose da raccontare in questi giorni che sta accadendo là qualunque. Non possiamo più mettere, per gli amici che si ricordano di Twitch, noi solevamo mettere dislike ai video di Costanzo della rubrica Facciamo finta che ha pensato bene di prendere lo stesso nome per un programma radiofonico dove intervistava tutti quelli che io non avrei mai intervistato, quindi proprio tutti gli alter ego degli ospiti, facciamo finta che andavano su Radio 101 all'altro, facciamo finta che, e la soddisfazione anche di mettergli dislike non lo potremo più fare. Vabbè, pazienza. In tutto ciò, un pensiero, un giro, partendo sia dai nostri amici, qua magari andiamo in ordine o per alzata di mano o come a scuola con i volontari, perché un pensiero su, adesso noi ci ridiamo e scherziamo, ma su chi è stato davvero Costanzo e soprattutto anche nel ruolo della TV italiana, perché non so voi, ma vedo gente affranta che in qualche modo su Facebook o nei social. Succede un po' sempre, ogni volta che muore qualcuno erano tutti strafan ed era la persona migliore del mondo, ma questa volta particolarmente colpisce quanto colpiscono le persone che vanno a farsi selfie con Maria De Filippi al funerale, che anche questo è un po' una bella fotografia di quello che è il nostro paese, no? Quindi ci si vede proprio la De Filippi che giustamente adesso si ride e si scherza, ma non è un buon momento per lei, e si vedono le persone che l'abbracciano, lei con gli occhiali da sole, impassibile, e si fanno i selfie anche a un funerale. Questo è anche uno spaccato di che cos'è realmente l'Italia. Facciamo un giro di considerazioni su chi è stato Costanzo e poi partiamo con la puntata vera e propria. Interrogo io, abbiamo dei volontari. Fai tu, Gianluca. Faccio io e allora andiamo in ordine in senso orario, così non faccio casino, partendo da Ramunno, vai. Avevi detto che spiegavi, però. Allora, no, ironia a parte, beh, sicuramente Costanzo è stato il moderatore, vorrei dire culturale, però non so sinceramente qual è la parola esatta. Diciamo che attraverso il suo format si affacciavano
diversi tipologie di artisti, politici, insomma è stata una passerella costante, che avevano chiaramente l'autorizzazione, quindi la licenza di poter parlare. Personalmente io non ho mai seguito, anche se devo riconoscere, penso che tutti gli italiani devono essere riconoscenti, per aver introdotto e aver aggiornato l'archetipo mariano, nel senso di quello di aver sostituito appunto la Vergine Maria con Maria De Filippi. E questo è, al di là delle battute amare, chiaramente, in realtà è stato un bel virus, visto che va di moda da ormai qualche anno, per sdoganare poi gli apostoli che oggigiorno nel XXI secolo sono stati chiamati amici, quindi da cui, da quella fucina, poi sono venuti fuori i talenti come lo stesso Fedez, che sono diventati influencer, già nella parola c'è il beneficio, no? Influenza, e che hanno poi sparso ai 420 i mali del vaso di Pandora, no? Quindi diciamo che la mia cornice si limita a questo per evitare altro, però ovviamente adesso è morto, quindi non, sinceramente non mi interessa neanche parlarci più di tanto. Sicuramente l'epilogo è stato dei più infelici, anche perché obiettivamente poteva anche risparmiarsi certe uscite, no? Specialmente visto che riguardavano milioni e milioni di persone, sarebbe stato molto meglio un silenzio. Certo che la figura di Costanzo ha fatto rumore, almeno negli anni 90, per quello che riguarda il famoso quasi attentato a cui sarebbe scampato. Devo dire la mia, che ripeto, pensiero mio personale, non ha nessun valore storico, certamente. Diciamo che francamente poco ci credo, nel senso che quello su Falcone e Borsellino, quelli hanno funzionali, li hanno funzionato, no? Ecco, quindi la versione che è stata venduta dal mainstream, che poi fondamentalmente è sempre lo stesso, fu che cambiarono idea. Obiettivamente, alla luce delle bugie, delle menzogne postmoderne, direi che forse sarebbe da riscrivere un po', andare a rivedere un po' tutte quelle cose che magari a noi non ci hanno toccato. Almeno io sono nato nel 1984, quindi ero ancora piccolino, anche se poi chiaramente studiando storia inevitabilmente sono andato a esplorare, ecco, quei cassetti di storia italiana. Comunque niente, gli sono veramente riconoscente proprio per aver aggiornato l'archetipo mariano, e che poi ci doveva preparare Maria, ci doveva preparare appunto a Mario, no? Come non essergli riconoscente. Tra l'altro, come dici tu, adesso arrivo a Gianmarco, ma veramente io non gli perdono il fatto che nell'ultimo periodo visibilmente non stesse bene, eppure non si sottraeva mai alla narrativa anche cattiva nei confronti di chi non si è prestato ai sieri, agli intrugli magici, soleva anche essere fuori dall'Italia i non sierati, i medici non sierati, come posso, cioè le sue invettive con tanto di ola del pubblico, ma non più che nel pubblico dei conduttori e dei giornalisti accanto, in realtà fino all'ultimo, se uno non sta bene, ma cosa te ne frega di andare a rimpolpare ancora il fuoco della propaganda? Poi le prese in giro di Ghina, le minacce velate e lo scherno, e mettere in difficoltà Rino Gaetano, che era un ragazzo di 30 anni. Beh, ma quando... scusami, poi Gianluca, cioè adesso per entrare nel... Uno degli ultimi articoli che lui pubblicò riguardava... dove parlava dei no siero benedetto, e spiegava che tra gli scimpanzé non c'erano i no siero benedetto, ok? No? Perché loro si prendono, se uno degli scimpanzé in caso di malattia non rifiuta le cure, no? Quindi ha fatto passare questo paralogismo, questo falso ragionamento razionale, per far capire che i no siero benedetto sperimentale erano inferiori agli scimpanzé. Quindi
Bravo. Cioè, era di una malignità, era di una malignità, e veramente il beneficio era assurdo. Propaganda post mortem, poiché le indicazioni al funerale sono di indossare la FFP2, di proprio di P2 il buon Mesby. Quella è una curiosa sincronicità. Ecco, è una curiosa sincronicità. Landi. Gianluca, io ho qualche anno in più di Davide e anche di Paolo, quindi io me lo ricordo molto bene quando negli anni 90 era insieme e anche più di Bruno Vespa per certi periodi il gran signore dei salotti televisivi. Io mi ricordo che negli anni 90 i vari Veltroni, D'Alema, ma anche Gianfranco Fini ovviamente facevano politica e parlavano gli italiani dal salotto del Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo Show si firmava con le iniziali quando scriveva nel Corriere della Sera, il suo nome era nell'elenco dei nomi della P2, quindi parliamo di un uomo di potere, un uomo l'equivalente a sinistra di Bruno Vespa, della Democrazia Cristiana, dei cattolici. C'era poi Funari, che era quello un pochino del popolo, quello un pochino il cane sciolto, ma i tre grandi tra virgolette conduttori dei talk show, dell'epoca dei talk show, sono essenzialmente questi tre: Funari, Vespa e Maurizio Costanzo. Ovviamente Maurizio Costanzo ha fatto anche tanta cultura, una cultura con la K mascherata e con la R moscia, perché parliamo di una K mascherata e di una R moscia radical chic. Ha lanciato tanti personaggi, ha lanciato la politica urlata. Io ricordo ad esempio Sgarbi, che è un personaggio nato con il Maurizio Costanzo, che si è sviluppato grazie agli uno contro tutti del Maurizio Costanzo. Io ricordo tante trasmissioni che venivano fatte, in un certo qual senso Maurizio Costanzo era una sorta di anchorman del DS, che non erano più comunisti secondo una narrativa, è una sorta di anchorman di quella sinistra che ai tempi di Berlinguer non era sotto l'ombrello della NATO e che negli anni 90 andò sotto l'ombrello della NATO e ora la vediamo al culmine di questo processo con l'elezione di una bolognese alla segreteria del PD. In realtà non è una bolognese, in realtà è la figlia di un professore universitario che alcuni mi dicono essere un uomo della CIA, perché il professore Schlein è un uomo della CIA che ha insegnato per anni alla John Hopkins University. Parliamo di un personaggio che in un certo qual senso porta avanti un testimone che dagli anni 90 arriva oggi con l'elezione di una radical chic al capo del primo partito della sinistra, perché almeno ho supposta tale, molto supposta e poco tale. Questo PD è in pratica stato tenuto a battesimo, a mio giudizio, nel passaggio tra il Partito Comunista degli anni 80 e il partito dei DS, che era un partito che usciva dalle sezioni, andava in televisione, faceva anche spettacolo, faceva cultura televisiva, criticava la televisione trash che avrebbe dovuto, secondo una certa narrazione, favorire Forza Italia, ma invece poi abbiamo visto che con la sinistra, i DS, in un primo momento, continuando poi con il PD e con Renzi, e arrivando oggi addirittura a un'elezione, ripeto, di una radical chic a capo del PD, vediamo, come dire, una sorta di evoluzione della sinistra, di una sinistra tutta apparenza, tutta spettacolo, e che in un certo qual senso ha una sorta di padrino proprio in Maurizio Costanzo, nel Maurizio Costanzo che dalla Rai prima e da Canale 5 poi ha dettato i tempi di una decadenza culturale italiana. Parlo di una Q, ripeto, mascherata e con la R moscia.
in questo senso Maurizio Costanzo ci lascia e io non ne sentirò la mancanza, con tutto il rispetto per chi ovviamente l'ha conosciuto e ha affetto nei confronti dell'essere umano, però io della figura del personaggio pubblico ipocrita, falso, arrogante, dedito a attività nel privato che a mio giudizio non si possono giudicare, ma che denotano un carattere di decadenza che chiunque frequenti certi ambienti conosce. Ovviamente io per questo motivo del personaggio e dell'ipocrisia di Maurizio Costanzo non ne sentirò la mancanza, quindi questo è il mio giudizio, un giudizio molto negativo, ovviamente. Grazie. Adesso arrivo a Paolo, ma visto che lui ci teneva ad essere ricordato come una brava persona, e cito che ha avuto una trasmissione molto longeva, e allora si sarebbe almeno potuto risparmiare in veneranda età e sul calare degli ultimi 2 anni la cattiveria gratuita nei confronti di persone che avevano un'ideologia diversa, perché poi una brava persona è quella che accetta anche chi la pensa in maniera opposta, non la discrimina e non la attacca, fra l'altro dall'alto di un piedistallo, di un palco in cui gli altri non possono salire. Quindi in realtà questo è fare il grande coi piccoli, il potente coi piccoli e poi il piccolo coi potenti. Paolo. Innanzitutto buonasera, grazie ancora per l'invito. Ma c'è un libro interessante, un po' datato, di un certo Riccardo Bocca che si intitola Maurizio Costanzo Shock, e che parla di questo personaggio. Io l'avevo letto qualche anno fa, e insomma, tessera P2 1819, candidato nelle liste del Partito Radicale, che tanta parte ha avuto nel modificare, in senso, a mio avviso, peggiorativo, la cultura politica e la cultura italiana, no? Negli ultimi 40-50 anni, un partito molto piccolo, ma come si dice, i voti non si contano, si pesano, e beh, faceva parte di quella compagnia di giro, per cui non poteva che essere un personaggio legato a doppio filo a questo mondo, a questa subcultura comunque che si è affermata in Italia negli anni 80 e 90 come versante ideologico della globalizzazione economica neoliberale, per cui lui ne è stato uno degli interpreti. Personalmente, oltre ad aver letto questo libro tanti anni fa, perché appunto incuriosiva il titolo e poi c'era questa vicenda della P2 che era interessante a mio avviso, e come tale si è dimostrata leggendo poi quel testo. Non ho mai avuto nessun tipo di familiarità con non solo naturalmente con il personaggio, ma neanche con il suo show, tant'è vero che ricordo alcuni ricordi, alcuni sprazzi, però la prima cosa che scrissi fu Maurizio Costanzo Show. Perché avevo 3 anni, avevo questa cosa, il grillo parlante, no? Questo aggeggio su cui i bambini digitavano, e io copiai, si vede che io ero sul seggiolone, no? Mia mamma guardava la trasmissione, io copiai Maurizio Costanzo, e mia mamma diceva da 3 anni ha scritto Maurizio Costanzo Show. Poi, ho esordito così nel mondo della scrittura, scrivendo Maurizio Costanzo Show, ahimè. E però adesso, battute a parte, non credo di aver mai guardato una puntata, anzi sono sicuro di non aver mai guardato una puntata del Maurizio Costanzo Show, anche perché non mi interessava quel tipo di subcultura che veicolava, ecco, e reputavo particolarmente così nociva, ecco, al mio benessere emotivo e culturale quel tipo di trasmissione, sebbene riconosca che è stato uno degli interpreti dell'entertainment, no? Dell'intrattenimento di quegli anni, ma l'intrattenimento di quegli anni abbiamo visto poi cosa ha prodotto. Naturalmente chiudo sulle frasi che lui ha detto nei confronti di chi non si è fatto benedire. Modestamente, nel mio piccolissimo
dico, ci sono in mezzo anch'io perché sono tra costoro, e beh, non mi aspettavo nulla di diverso, francamente, non c'è nulla di stupefacente in quella frase, cioè, c'è molto di irritante, anche malevolo, sicuramente, questo non metto in dubbio, però non mi stupisce, mi avrebbe probabilmente stupito se avesse detto l'opposto. E basta, cioè questo è un personaggio che ha fatto appunto quello che ha fatto sul versante, tra virgolette, sinistro, quello che Bruno Vespa ha fatto sul versante destro, cioè ha dato corda al neoliberismo e così. Bene, fra l'altro, così abbiamo chiuso la parentesi Costanzo, e l'altro mega argomento è proprio l'Ashland di cui ha accennato, ha fatto un overture, il buon Gianmarco. Io tutto ciò che penso, ho realizzato un'edizione straordinaria dell'editoriale che è di ieri mattina ed è questa qua, l'ultima carta del Deep State. Vi invito a guardarla. Perché tutto ciò che ho fatto un'analisi, condivisibile o meno, è il mio pensiero. Se poi vi va, andatela a recuperare se non l'avete ancora vista, mentre sono curioso di sentire le analisi e i pensieri di questa mossa e di queste conseguenze, cioè delle conseguenze che avremo, quindi come, con che chiave di lettura hanno appreso e interpretato questo passaggio di testimone. Davide. Oggi mi va male, perché i protagonisti sono Napoleone, no, Costanzo, Lachlan. Sì, allora in molti parlano del suicidio della sinistra, anche se, che altro, io sono più preoccupato del genocidio nostro. Certamente ho letto, insomma, che lei appartiene a una famiglia di origine ashkenazita. In particolare il padre, tra l'altro, se non ricordo, il padre dovrebbe venire, almeno i parenti, proprio dalle parti di Leopoli, quindi nell'odierna Ucraina, e che appunto viene dalla Svizzera, motivo per cui tra l'altro mi chieda perché non si sia candidata alle politiche di Svizzere, mentre invece no, evidentemente l'Italia era preferibile. Onestamente pensavo che non ci fosse peggio alla Boldrini, invece mi sono sbagliato, ahimè, nel senso che c'è è una variante della Boldrini assai più pericolosa perché lo staff che c'è dietro, diciamo, è abbastanza potente, ha partecipato anche, fa parte della gioventù Obamiama. Non so come definirla, no? Quindi parliamo insomma di nazismo. Questo che è chiaro che non parliamo più né di sinistra né La di tocca destra. piano, sì. Ok. Sì, no, perché non, è chiaramente il nazismo di oggi è il neoliberismo, che si è riverniciato. Voglio dire. Cioè, parliamo di crimini contro l'umanità, parliamo di eugenetica, parliamo di tutte queste cose. Cioè, fino a prima del 2020 potevamo dire un sacco di teorie, ma poi, ragazzi, cioè, qua parliamo di crimini contro l'umanità. Se lo staff è lo staff di Obama, di Soros e company, cosa possiamo aspettarci? Poi sull'estetica da amante di religiosa non ci penso, non ci perdo molto. Però è comunque l'indice, se vogliamo essere aderenti, no, alla Weltanschauung kantiana, no? Che il bello, la verità e la giustizia, quindi vanno sempre insieme, quindi sono un giudizio sintetico a priori, lo possiamo rappresentare in una legge morale, così come nella bellezza naturale, così come nella nostra ragione, e quindi in lei non c'è nessun tipo di armonia, ma in quello che dice, in quello che fa, perché comunque parliamo anche di un europarlamentare, perché cosa si è combattuto? Cioè, perché cosa ha combattuto lei? Quindi questo è il fare, no? Perché cosa si è distinta? Purtroppo, come ha detto Agamben,
il grande Giorgio Agamben, noi abbiamo a che fare con dei morti viventi e che sono assai più pericolosi perché sono dei simulacri vuoti. Loro non hanno un ideale, cioè noi non stiamo combattendo con persone che sono da un'altra parte, da un'altra parte di uno schieramento ideologico. Non c'è nemmeno un'ideologia, anche perché noi abbiamo visto che il capitalismo, cioè nel momento in cui il capitalismo, nella veste neoliberale, realizza il sogno del comunismo, cioè quello di espropriarci della proprietà privata e di tutte queste cose qua, di che, cioè, Marx, non lo so, cadrebbe dalle nubi. No, cosa, cioè, cosa, non parliamo nemmeno di un'ideologia. Loro non rappresentano, non c'è nessuna ideologia. C'è un genocidio che deve essere processato sotto la veste eco-digitale, perché è questo che vuol dire digitalizzazione. La digitalizzazione vuol dire l'agenda che prevede appunto. Digitalizzazione prevede la sostituzione degli esseri umani fondamentalmente, cioè siamo in troppi e quindi la gente va soppressa, ma in un modo, cioè loro devono sorridere anche però queste persone nel momento in cui vengono soppresse, ecco questa è proprio la malattia, non è al di là del genocidio del loro progetto, no? Ma è che dobbiamo farlo anche con il sorriso e quindi concedendogli un consenso. Quindi il Partito Democratico oramai non è, potrebbe anche chiamarsi partito nazista, è la stessa identica cosa, cioè peggio, forse peggio, perché appunto almeno i nazisti non si sono mascherati, cioè era, già dalle uniformi era abbastanza chiaro che, come sarebbe andata a finire, no? Mentre invece questi qui si camuffano con questi colori anche tra i più belli e mi dispiace, ecco l'unica cosa chiudo dicendo... Mi dispiace molto per Bonaccini, che era il duce degli antifascisti, però evidentemente somigliava ancora un po' troppo al Novecento, no? Quindi non è andata. Adesso c'è stato un upgrade di estetica e Bonaccini se ne farà ragione. Spiace. Peccato, aveva puntato tutto sul È un classico Montalbano che non ce l'ha Bonaccini. fatta, sì, è un Montalbano che non ce l'ha Peccato. fatta. Però arrivo a Gianmarco rincarando anche la dose con, tu parlavi di colori, e Coletta ha voluto che di fronte ai circoli, kebab, pizzerie e tutti i vari circoli di amici degli amici in cui hanno fatto le primarie, ha voluto esposta la bandiera ucraina del che cazzo c'entra e la bandiera arcobalenata, così fintamente della pace, ma in realtà della pace frega niente perché sono i primi fautori delle armi e quindi è un altro arcobaleno tanto caro alla Schlein che vogliono in qualche modo imporre. Detto ciò, cosa hanno fatto? Prima tutta la campagna contro il contante e poi il festival del 2 euro a testa, senza ricevuta, senza uno straccio di niente e quindi 2 euro per 1 milione, questi hanno 2 milioni di euro, così, en passant, viva la lotta al contante per gli altri. Gianmarco. Allora, ragazzi, io sinceramente di questa elezione sono entusiasta perché provando visceralmente schifo per il PD, non potevo pensare a un leader più adatto per far affondare questo partito. Ovviamente io conosco la forza di questo candidato, o meglio, so benissimo che non parliamo di una figlia di un idraulico, di un pizzaiolo, né parliamo di una sindacalista con la terza media, parliamo di una laureata, di una figlia di papà. Il padre è un multimilionario svizzero, in realtà, come diceva Ramunno, di origini possiamo chiamarle kazare, perché Leopoli era Kazaria nel Medioevo. Parliamo di un personaggio che è diventato forte grazie alla campagna elettorale di Barack Obama e grazie alla vicinanza con una società, a mio giudizio inquietante, che si chiama Social Change. Parliamo di un personaggio che è diventato eurodeputato, chiaramente prendendo voti in Emilia-Romagna, e che veniva incluso tra le 14 personalità molto ben gradite a sua eminenza radical George Soros. Parliamo
Parliamo di una vicinissima a Romano Prodi, perché lei diventò famosa a Bologna attraverso un'operazione che si chiama Occupans PD, quindi 102, in appoggio a Romano Prodi quando fu sfigurato nel 2013 dal PD alle elezioni per la presidenza della Repubblica. Parliamo di un personaggio che seguì quella fanfaluga, quella chiacchiera di proposta politica che prendeva il nome di Civati, con il risultato che rimase per un giro ferma, perché dopo aver fatto l'eurodeputato non fu candidata nel PD perché lasciò il PD. E parliamo di un personaggio rientrato dalla finestra, perché nel 2020. Ricordo benissimo quel periodo perché io all'epoca cercavo di battere il PD appoggiando il centrodestra in Emilia-Romagna e le regionali. Dietro alle sardine, dietro a quell'altra cialtronata che fu le sardine nata a Bologna, c'era anche lei che fece una lista che si chiamava Emilia-Romagna Coraggiosa, una roba del genere, se non ricordo esattamente. Dove fu appunto il trampolino di lancio per il ritorno di questo personaggio, di questa marionetta dell'elite, di questo ologramma dei poteri forti, come giustamente ci spiegava Davide prima, che è stata ovviamente prospettata, che è stata ovviamente spinta per poter rilanciare questo carrozzone, questo Titanic che si chiama PD. E ovviamente al Titanic, quando in cabina di comando dovesse esserci un personaggio che è ancora peggiore rispetto a Schettino, chi vorrebbe il Titanic in fondo al mare non può che gioire. Quindi io gioisco, gioisco perché questo candidato esprime il peggio della sinistra e dell'agenda 2030. Lei si è orgogliosamente annunciata come bisessuale, è stata con uomini, è stata con donne. Adesso, quando fece outing da Bignardi alla 7, altra televisione, altro salotto su cui bisognerebbe dire molte cose brutte, quando lanciò il suo outing, questo candidato, ovviamente tutti si spellarono le mani a sinistra, che brava questa donna che dice che è lesbica, come se fosse un problema in Italia annunciarsi lesbiche. Guardate che a Bologna, io vivo qui, quindi conosco benissimo questa città, non esiste un problema di discriminazione, semmai esiste un problema inverso. Qui gli omosessuali vanno in giro mano nella mano, si sbaciucchiano da anni. Non c'è questo genere di problema, c'è un problema inverso, e cioè di una omosessualità, di una devianza che è diventata virtù. Perché questo è il problema a cui noi stiamo assistendo, quando comportamenti che sicuramente si devono tollerare, ma che riguardano una sfera privata, intima, e riguardano la libido di ogni singola persona, vengono sventolati televisivamente, culturalmente, come se fossero una virtù, un modello, qualcosa a cui tutti uniformarsi per il meglio. E questo è l'aspetto più deteriore della proposta politica insita in questo ologramma di leadership. Perché l'Agenda 2030 propone il concetto gender fluid e il PD propone il concetto gender fluid. Si compone anche di questa, come dire, religione dell'analfabetismo funzionale, perché non si può mettere sullo stesso piano la bandiera dell'Ucraina e la bandiera multicolor della pace, perché è come mettere insieme un simbolo di morte e un simbolo di presunta vita, perché come si può l'Ucraina, che dal 2014, stante tanti articoli di Repubblica e del Corriere, perseguitava i poveri russi del Donbass, l'Ucraina che il governo ucraino, che nato da un colpo di Stato nella cacciata di Yanukovych, ha fatto fuoco e fiamme per poter fare guerra contro
con Putin, riuscendoci l'anno scorso più o meno di questi tempi, lo si accosta alla bandiera della pace. Ma che senso ha? Io non ho mai avuto una grande ammirazione per la bandiera della pace, ma ovviamente dietro alla bandiera della pace c'è un simbolo, c'è qualcuno che crede effettivamente nella non violenza e nella risoluzione dei conflitti internazionali senza la guerra, ma non è mai stato questo, e la riprova è questa comunanza che c'è tra la bandiera multicolor e la bandiera dell'Ucraina. E qui, e questa elezione, questi gazebo voluti da Letta con le due bandiere sono la prova plastica dell'analfabetismo funzionale che è stato portato avanti dal PD e da questa candidatura che è l'acne dell'analfabetismo funzionale. È veramente qualcosa di schifoso, è l'apice di un modo di vedere il mondo che è assolutamente deteriore e che ha nella elezione di questa donna avvenuta in gazebo con persone che votavano 4, 5, 6 volte, come tanti reportage hanno dimostrato, ripeto, è l'acme di questa situazione gravissima di deterioramento della sinistra, e di una sinistra che talmente deteriorata che vorrebbe deteriorare anche l'Italia. E allora io sono contento, perché non ho assolutamente il timore che la maggior parte degli italiani possa andare dietro a questo carrozzone che già faceva voltare lo stomaco quando c'era Renzi, già faceva voltare lo stomaco quando c'era Zingaretti, ma adesso basta guardare in faccia questo ologramma politico, basta considerare che il padre, un professore della John Hopkins qui a Bologna, e la John Hopkins, l'unica sede è qui a Bologna, è un come dire, un fulcro di intelligence della CIA e quindi di cose turpi che la CIA ha fatto in Europa e in Italia, in una città che piange ancora i morti del 1980, un posto quale quello di Bologna che deve, a mio giudizio, insorgere rispetto a questa candidatura. Anche chi ha votato Bonaccini dovrebbe insorgere, perché è stata imposta dai poteri forti questa candidatura. Io vorrei tanto che a Bologna ci fosse un'alzata di scudi rispetto a questa sinistra salottiera, a questa sinistra che, ripeto, purtroppo ebbe un battesimo negli anni 90 con la pantomima delle stragi di mafia, che poi abbiamo visto, stragi di mafia, che tipo di stragi di mafia, con i leader mafiosi che di fatto facevano i porci e comodi loro, abbiamo visto nell'arresto di Matteo Messina Denaro che cosa significa mafia. Mafia vuol dire poteri forti, collusione tra massonerie, tra poteri forti in ambito di servizi segreti, tra finte elite, cioè finti ebrei, elite kazare, tutti condensati in questi salotti, in questi postriboli, in queste orge di potere che a Bologna hanno avuto e hanno contorni inquietanti, dove ci sono acclusioni di magistrati, di politici, di personaggi della musica, dello spettacolo, della cultura, tutti all'insegna di un 6, di quei 6 chicchi di melagrana che condannarono Persefone, la regina degli inferi, a sposarsi con Ade, il re degli inferi. E quindi questa candidatura, a mio giudizio, questa candidatura vincente di questa Eli, è altro non è che una riedizione con un viso che si commenta da solo, che non è certamente quello della dea Persefone, di colei che è destinata ad essere soltanto la regina dell'oscurità, la regina degli inferi. E quindi io confido che gli italiani e i bolognesi abbandonino in massa questa cosa schifosa che si chiama Partito Democratico, che di democratico non ha più niente, direi Partito dei Demoni lo chiamerei. Scusate se sono stato molto
tranciante, ma mi veniva di esserlo in questo modo. Noi siamo per la libertà di opinione, il tuo pensiero è fatto bene a dirlo, anzi diamo anche funzione di potersi sfogare, io il sabato, tutti i sabati mi sfogo con le persone che gentilmente vengono a vedere l'editoriale. Paolo, a te. Sono stato a Bologna nel weekend precedente, nell'ultimo weekend, ho fatto qualche giorno a Bologna, ho visto una città particolarmente conformista, tra l'altro si è avvicinata anche una di questi del gazebo, mi fa: ah, tu non vieni a votare Elly Schlein? Ho detto, no, grazie, sono qui per caso. E poi no, ma ho visto diversi ragazzi vestiti da donna, con la barba, no? Anche la barba curata, vestiti da donna, per cui non mi era mai capito, cioè, sì, io giro abbastanza per l'Italia, ma lì ne ho visti veramente una concentrazione abbastanza elevata, e per cui poi bandiere ucraine che addobbavano il teatro comunale, eccetera. È una città che, in cui George Soros probabilmente si troverebbe anche bene, ecco, e non dubito che un giorno possa magari, a parte che è già abbastanza anziano, altro che buon ritiro, Soros ci avrà già quasi 100 anni. Però adesso, a parte questo, credo che non so, non c'è mai limite così alla decadenza, e la pars destruens è stata ampiamente enunciata, e credo che sia ineccepibile l'analisi fatta finora. Bene, l'avversario è questo, è un avversario che si manifesta sempre nelle sue forme più deteriori e che ci mette proprio in faccia il suo essere degradato e degradante, e il suo essere anche ipocrita, perché poi ovviamente, ma perché mettere la bandiera dell'Ucraina? Ma mettete quella della NATO. La guerra della NATO, l'Ucraina non c'entra, ma questi non gliene frega niente dell'Ucraina, non sapevano manco dove fosse, non hanno nessuna. Se lo stesso tipo di conflitto fosse stato in Georgia, questi mettevano le bandiere georgiane senza neanche sapere dove fosse la Georgia e che problema ci fosse. Loro sono portavoce e diciamo così alfieri degli interessi della NATO. La NATO oggi colpisce in Ucraina per determinati motivi e loro mettono la bandiera dell'Ucraina, ma mettete quella della NATO, almeno sareste un po' più onesti intellettualmente. Non la mettono perché? Cioè, perché si vergognano? Ma come, Berlinguer già lui aveva detto che si trova meglio sotto l'ombrello della NATO che sotto altre alleanze, e sono passati quasi 50 anni. Ma ormai è sdoganata questa NATO a sinistra, hanno fatto delle guerre anche in nome della NATO nel 1999 in Jugoslavia, l'hanno definita guerra giusta e guerra umanitaria. Ma allora che cosa c'è? Perché nascondersi dietro un dito, in questo caso una bandiera, mettere le bandiere della pace che non hanno nessun significato, se non un significato ulteriormente globalista, ulteriormente in sintonia con le politiche, in questo caso belliciste? E allora mettete la bandiera della NATO e fatela finita, diteci che veramente, diteci come siete, non mischiate più ipocrisia, stiamo difendendo la democrazia, stiamo difendendo la libertà, questa è la guerra del soldato Ryan che difende la libertà in Ucraina. Democrazia poi in Ucraina, vabbè, che il modello ucraino sta per essere introdotto anche totalmente in Italia e in Europa. In Italia lo stanno già sperimentando ed è funzionale, perché poi è un regime semifeudale, per cui, per carità, gli oligarchi diventerebbero ancora più potenti, si potrebbero anche costruire delle milizie private armate, no? come fanno là, per cui questo è un modello che effettivamente, il modello attuale dell'Ucraina potrebbe interessare, potrebbe anche essere visto come, e non a caso ci viene descritto come il più democratico del mondo, come il sistema perfetto. Perché? Perché è un sistema dove gli oligarchi fanno quello che vogliono, si costruiscono addirittura delle milizie private, hanno dei loro feudi,
più di così, no? Determinato oligarca ha il suo feudo a Dnepropetrovsk, quell'altro ce l'ha a Leopoli, quell'altro a Kiev, no? Così sono, per cui nulla di più idoneo per stuzzicare le velleità degli oligarchi attuali. Però c'è una pars construens a cui mi dedicherei. Ma cazzo, di fronte a tutto ciò, la cosiddetta area del dissenso in questo paese, se esiste ancora, si continua a frammentare in mille rivoli, si continua ad avvitare su se stessa, si è ormai praticamente sbriciolata, poi si ricompone, poi si sbriciola di nuovo, poi litigano, poi c'è una guerra fratricida che continua da mesi, mesi e mesi e sta diventando un'area sempre più frammentata, rissosa, eccetera. Ma questo sarebbe il momento di opporre realmente ciascuno nel rispetto delle proprie differenze a questo tipo di proposta politica, chiamiamola così, un argine vero e proprio, perché se non facciamo argine realmente in maniera anche un po' collettiva di fronte a questo tipo di degenerazione, saremo anche noi, vabbè, qualcuno individualmente si salverà, ok, ma collettivamente saremo travolti da questo argine, che certamente riguarda il Partito Democratico, la sua coalizione. Su questo non c'è dubbio, ho scritto dei libri di 1000 pagine su questi argomenti, un po' li ho studiati dunque, ma riguarda anche la destra, perché se dal punto di vista della politica estera la Schlein e la Meloni andrebbero a braccetto domani mattina. Bravo, chiedo un giro veloce sulla Meloni, fratelli d'Ucraina, e quindi giustamente in qualche modo hanno fatto fanno la finta contrapposizione Meloni-Schlein, ma poi dico opposizione su che? Sulle tematiche di cui non frega niente a nessuno, su temi di cui nella scala delle priorità non sarebbero neanche nella top 50 delle priorità delle persone che vivono nel 2023 in questo paese. E quindi, ripartendo da Davide, un rapido giro, perché poi sono curioso di vedere se la pensiamo tutti uguali o qualcuno no. Giorgia Meloni ne sarà felice, contenta? È un'opposizione finta, la rinforza, la indebolisce, la fanno cadere, arriva fino alla fine. Davide. Allora, ti ringrazio della domanda. No, il fatto è che il mio timore è proprio che la gente ci ricaschi di nuovo. Cioè, io dopo aver visto milioni di persone che seguono il pifferaio Figliuolo, non mi, non, sono preda del disincanto, diciamo in modo elegante. Però, proprio perché esteticamente la Meloni anzi cosmeticamente la Meloni e la Schlein si presentano completamente diverse, cioè teoricamente dovrebbero essere agli opposti, ma nella sostanza, nella realtà, sono esattamente lo stesso nulla, no? Questo mi spaventa perché appunto milioni di persone hanno dimostrato, quindi non è un giudizio, non è un pregiudizio mio, ma hanno dimostrato di non concepire la differenza tra essere e non essere, tra essere e apparire. Abbiamo visto una Meloni che è stata parcheggiata appositamente con le quattro frecce dal governo Draghi, e con destra e sinistra, Partito Democratico, Forza Italia, tutti che hanno votato all'unisono, e chiaramente ci doveva essere una finta opposizione. E l'hanno fatta giocare questa parte, l'hanno data alla Meloni, no? Perché sapevano che poi si sarebbero bruciati comunque nel giro di pochi mesi, e poi infatti ha funzionato perché hanno tirato fuori la Meloni per proseguire l'agenda, il Vangelo Draghi, e quindi appunto gli italiani hanno votato la Meloni del 2017, 2016-2017, però peccato che ormai la Meloni aveva già dimostrato comunque che non era più quella dei 4 anni precedenti, dei 5 anni precedenti. Quindi io poi tra l'altro resto di stucco, vabbè io ho questo chiodo fisso della storia che ritorna, no? Però
non lo so, ho scritto diversi libri, ho portato diversi argomenti oggettivi, eppure ogni volta che prova ad andare a dire a qualcuno che la storia si ripete e gli fai degli esempi e ti guarda come ti guarda stralunato. Noi abbiamo visto l'altro giorno la Meloni che praticamente è andata sulla Tana del Lupo, si chiamava nel Novecento, no? Quella che era al confine lì in Polonia dove andava Hitler, dove si era appunto rifugiato Hitler, e da lì venne convocato tra i tanti lo stesso Mussolini che andò a prendere ordini. Noi abbiamo avuto il Führer a stelle strisce, che nella Tana del Lupo, che questa volta non è più appunto in Polonia ma è in Ucraina, che ha convocato il duce alla cacio e pepe, che è appunto la Meloni, e gli ha dettato le cose così come è successo nel Novecento, solo che questa volta è chiaramente ancora più patetico il film. E, tra l'altro, dopo una conferenza di Monaco, insomma, mi dice niente la conferenza di Monaco di pace, no? Cioè, ce la stanno srotolando proprio davanti il Novecento, ce lo stanno srotolando davanti. E nessuno dice un cazzo, ma cioè, o meglio, qualcuno dice, cioè Franco Cardini, che è uno dei grandi storici, l'hanno zittito con la pubblicità perché stava facendo un mezzo ragionamento spiegando la genesi della guerra. Parliamo di Franco Cardini. Luciano Canfora, non lo so, non lo trovo più nelle librerie. Adesso ha scritto una prefazione a un libro che è già stato messo nella lista nera sulla guerra in Ucraina. Quindi era un altro dei pochi storici che poteva dire la sua, no? Quindi chiaramente hanno dato la licenza di parlare, che è equivalente a quella di uccidere, soltanto a poche persone, che però al di là, ripeto, degli intellettuali che in realtà abbiamo, semplicemente non gli viene dato parola, il Novecento ce lo stanno proprio schiaffando davanti. E nessuno dice nulla, cioè la Meloni sta facendo di tutto per recitare, per fare la commedia antifascista, e sta facendo le stesse identiche cose che fece Mussolini nel Novecento. Ovviamente con un miliardesimo della cultura di Mussolini, e con, tra l'altro, avendo già un libro di storia dove hai già visto che cosa succedeva, no? E tra l'altro con un Mussolini che almeno ha avuto un'alba e poi un tramonto oscuro. Ma qui invece siamo partiti direttamente da un tramonto. Cioè, è veramente, boh, è agghiacciante, perché è chiaro Agghiacciante, che. agghiacciante e bello, ricorda molto Conte dei tempi, Sì, noi ci stiamo non Giuseppe, avviando. Antonius, ecco. Noi ci stiamo avviando esattamente. Infatti, non ce la faccio più a sentire la stronzata del rischiamo la terza guerra mondiale. Noi siamo già dentro clamorosamente. Semplicemente non ne abbiamo la percezione perché oggi la guerra è surreale. Ne avevamo parlato l'altra volta. Adesso lì hanno creato questo spettacolo per dare in pasto alle persone. Ma siamo già in un'economia di guerra. Siamo già stati addestrati siamo stati irreggimentati, no? Perché questo è per questo che Figliuolo è stato agitato come il Badoglio, no? Perché doveva dare l'idea della disciplina militare, ovviamente in modo patetico, ma ha funzionato perché la buona parte della platea era ormai appunto era cresciuta appunto con Maria De Filippi. Poi dopo, questo è il discorso, no? Che mi viene da ridere, Guarda ma vorrei come ti piangere. chiude il cerchio quella di Eh Filippi. sì, capisci? Approfitto anche di un momento di tranquillità della mia luce, strane interferenze, forse Maurizio Costanzo era il mondo dei più che mi viene a trovare come interferenza della luce. Ho comprato un'altra luce, ma il problema è il coso USB, quindi niente. Tra l'altro, scusami, Giallo, dico questa cosa qua. Non ho timore di essere smentito. È fantastico il fatto che la Meloni ogni giorno debba prestare un giuramento, no? Gli chiedano, anche lì l'hanno fatta aspettare i grandi della terra, Biden, Zorro, eccetera. L'hanno fatta aspettare perché? Perché dovevano punirla
alla Meloni, no? Dovevano lasciarla lì in attesa. Anche l'altra volta non l'avevano, quando c'era stato il meeting tra i grandi, Macron, eccetera. Comunque la Meloni l'hanno fatta stendere lì col call center per 4 ore. E lei si sta sperticando in giuramenti ogni giorno. Ma scusate, ma una fidanzata, un fidanzato, un marito, una moglie che vi chiede ogni giorno di giurare, di giurare, di giurare, perché è chiaro che non si fida, no? Perché loro lo sanno che così come è successo nel Novecento, succederà di nuovo. È già scritto. E già Berlusconi che ha buttato quel sasso lì, fa già capire che lui ha già preparato il carro. No? Quindi il carro su cui gettarsi e riverniciarsi tutti. Siamo così nella merda che addirittura Travaglio ha detto la verità e ha difeso Berlusconi. Cioè siamo così. Io pensavo che non l'avrei mai visto Travaglio che difendeva Berlusconi. L'ho visto, cioè l'ho visto e va bene. Purtroppo l'abbiamo visto tutti, ma è ancora Però per purtroppo far capire aveva della ragione. gravità della situazione, aveva ragione. Hai Addirittura ragione. Travaglio ha dato ragione a Berlusconi. Gianmarco. Ma Gianluca, io continuo ad essere ottimista perché il PD, lo ricordo che faceva delle primarie dove annunciavano 4-5 milioni di partecipanti. Adesso siamo arrivati a 1 milione di partecipanti e ce ne sono stati molti anche plurimi. Quindi sta diventando, da che era un fatto comunque di popolo, un popolo che non era il mio, ma adesso sta diventando sempre di più un circolo ristretto. Io ricordo la base elettorale del segretario, io la ricordo molto bene perché quando facevo i comizi Novax in Piazza Maggiore, mi ricordo che la prefettura ci mise in competizione con queste, diciamo, truppe delle gender fluid. E io mi ricordo che loro erano Guarda, 200 e. mentre tu parli, ricordiamoci il No Siero, guarda, ti faccio vedere il grafico di quello che stai citando. Sì. L'affluenza alle primarie Sì, del PD è, eccolo vabbè. lì, dal Sì. 2005 ad oggi. Ora dicono oltre 1 milione. In realtà era sicuramente sotto il milione e c'è una radicalizzazione del PD che sta sempre di più diventando qualcosa di radical chic, assolutamente sganciato dal popolo. E guardate che io sono sicuro che a Bologna le cose non andranno bene perché la base, diciamo, forte del PD non può accettare queste leadership totalmente cialtronesche. Perché il Partito Comunista non era la mia ideologia, ma era una cosa comunque seria. Questa qui non è una roba seria. Eleggere questa figlia di papà per portare avanti i temi di sinistra quando c'è un forte disagio economico cavalcante nel paese è un partito condannato alla pesante sconfitta. E anche la destra, perché la Meloni. Sono forse neanche 6 mesi, quante che ha vinto le elezioni? Sono 6 mesi che ha vinto le elezioni, ma sta facendo tutto il contrario di quello che aveva annunciato in campagna elettorale. Queste sono delle pratiche che si pagano, cioè la disaffezione al voto sarà sempre di più cavalcante e imperante. Io ho fatto campagna per non andare a votare, ma la prossima volta. Non c'è neanche bisogno che si faccia perché la gente non andrà a votare. Non, portare una proposta politica da un segretario che prende ordini da quella finanza e da quegli apparati che scatenano le guerre, che hanno fatto i colpi di Stato, che hanno messo le bombe alla stazione di Bologna, è uno schifo. Prima erano nascoste, prima c'erano delle veline. C'erano dei personaggi per bene, dei faccendieri che come a fare da intercapedine, c'erano degli ombrelli. Adesso noi abbiamo le marionette di questi apparati che sono il vuoto culturale, il vuoto cosmico e sono l'apoteosi dell'analfabetismo funzionale. Questa candidata
È una grande vittoria per noi perché il Partito Democratico esploderà, imploderà, non so cosa accadrà, ma verrà sicuramente distrutto. Perché un partito deve essere comunque la cinghia di trasmissione tra un consenso magari anche emotivo, emozionale, super, ma un consenso che deve esserci, e delle istituzioni. Ma il PD trainato da questa donna. Non può, va sotto il 10% sicuramente. Cioè, questa è una che ha preso il 4% e l'hanno elevata come se fosse chissà sì, chissà chi. Cioè, qui è come pretendere che Donald Trump sia battibile da Ocasio-Cortez. Chi conosce la politica americana sa benissimo che Ocasio-Cortez è l'equivalente di Elie Schlein. Cioè il nulla cosmico, l'ologramma, una marionetta elevata al leader che soltanto gli analfabeti funzionali e gli squilibrati in senso di libidine possono, non di identità sessuale, perché l'identità sessuale non è squilibrata, il sesso è un dato biologico oggettivo, la libido può essere soggettiva. Quindi io ribadisco. Non è possibile, non porta avanti neanche una tesi scientificamente in piedi da qualche parte. Tutte le teorie dell'Agenda 2030, a cominciare da quelle sessuali, continuando per l'allarme climatico, continuando con la pace in Ucraina, quando noi sappiamo che la guerra l'hanno causata questi apparati, questi poteri, perché volevano disfarsi. Cioè, qui non c'è un argomento per cui la gente debba andare a votare. Quale argomento? Ma la Eli era quella che ha detto bisogna vaccinarsi, punto e basta, per forza, insieme a Costanzo, insieme a tutti questa sinistra salottiera. E in ragione di che cosa uno dovrebbe andare a votare per questa proposta politica che non ha valori, che non ha fondamenti scientifici su quello che è riscaldamento? Perché cosa? Cioè, io leggevo prima le statistiche, non le statistiche, i report sui paesi che entro il 2035 non avranno più le auto a benzina e a gasolio. Solo quelli europei, qualche paese europeo. In tutto il mondo non c'è il problema delle auto, di bloccare le auto a gasolio. Ma voi pensate che questo leader possa portare avanti un'agenda in cui noi praticamente non dobbiamo andare nell'auto, dobbiamo vaccinarci quando si sa, tutti hanno capito, Usiamo Siere. dobbiamo usare questi sieri, dobbiamo continuare a, cioè, e praticamente solo i folli possono votare per un partito del genere. Allora, mancando la cinghia di trasmissione tra un consenso e le istituzioni, il PD esploderà, perché soprattutto al sud è un fatto di potere. C'è gente che per questioni di volgare interesse personale vota PD, ma nel momento in cui il PD dovesse venire giù, come sta avvenendo, perché ci sono grandi personaggi del PD, grandi tra virgolette, comunque portatori di voti, che dicono ma io in questa cosa ridicola non voglio far più farne parte. Cioè il PD cadrà giù a pezzi come un palazzo destinato alla demolizione. Quindi io sono felice per questo motivo. E dall'altra parte, la Meloni che cos'è? Cosa esprime? Sta esprimendo l'Agenda 2030 Davos in una versione potabile per quella maggioranza di italiani che vota centrodestra, ma quella maggioranza per qualche mese riuscirà a bersi quest'acqua sporca che la Meloni gli sta propinando, ma non potrà durare a lungo perché i problemi sono sul tavolo e alla luce di un conflitto che è destinato a sancire la sconfitta della NATO, perché questo è l'altro punto cruciale, che tutte queste bandiere dall'Ucraina al riscaldamento climatico, alla teoria gender, ai sieri come futuro, a questi personaggi colleghi di Cazzaria come Bill Gates che ci propongono i sieri, oppure la carne sintetica, oppure l'acqua che viene ricavata dalle feci o dalle urine. Tutta questa propaganda
questo carrozzone, ma dove volete che vada? È destinato ad essere abbattuto in una democrazia che sia anche inquinata, in cui ci siano chiaramente degli inquinamenti perché ci sono, ma è destinato a essere abbattuto. Quindi io sono ovviamente contento perché Bonaccini era comunque un leader politico che avrebbe tenuto in vita il Partito Democratico, essendo comunque uno che il mestiere del politicante lo sapeva fare, ma questa qui non sa, non ha né arte né parte. Questa qui può soltanto emozionare qualcheduno per le sardine, così come è avvenuto per battere Lucia Borgonzoni, e non ci voleva neanche tanto a battere Lucia Borgonzoni. Per queste cose vanno bene, ma parliamo di un cervello all'Ocasio Cortez che, qualora dovesse accadere che i fili del potere, e mi riferisco alla finanza, dovessero sfilacciarsi, e si stanno sfilacciando per questioni molto più grandi, ma il PD crolla, ma questo burattino non va da nessuno, non è neanche capace di rimanere in piedi sul palco da solo, appoggiato in un angolo. Quindi c'è da gioire perché questa vittoria dell'ala radical, in un momento in cui radical in America sono diventati chiaramente come dire, degli imbecilli, perché ormai la maggior parte degli americani ha capito che i radical, che l'ala dei Dem, che comanda i Dem, sono degli imbecilli che sanno solo essere corrotti e perseguire interessi volgari e personali. In Italia che cosa facciamo? Eleggiamo un leader radical? Ma c'è da gioire, perché vuol dire che il Partito Democratico è debole. Non è una sconfitta per noi, non c'è da avere paura, c'è da essere contenti perché è, come dire, uso una parola che cambia una vocale, la M e la N. È come l'acne. L'acne, quando uno lo preme, salta fuori il pus, quindi sta venendo fuori il pus. E quindi è un cambio la vocale, è l'acme di questa, come dire, di questo processo infettivo, di questa infezione. E la faccia brufolosa di questa donna è l'espressione, diciamo, Vabbè. Perdonami fedele della bruttura che il PD costituisce in questo momento. te, chiudiamo la satira. Diciamo che lato estetico è l'ultimo dei problemi di questa donna, anche se mi ha fatto riderissimo in chiave politicamente scorretta No, no, un'analisi su però Twitter che è dice fortemente, che sì. secondo me l'aspetto estetico è importante perché il volto di questa donna esprime, rappresenta a livello artistico che cos'è il PD, così come la compagna di Piero dei Medici rappresentava, no di Piero, vabbè, di uno dei due Medici, rappresentava la primavera del Botticelli ed era la primavera del Botticelli e quindi il volto di quella donna esprimeva un'epoca, allo stesso identico modo questa musa, questa regina degli inferi, Persefone, rappresenta il processo infettivo del PD, quindi non è, Ci io non sta. sono offensivo, Ma no, è ma poi è tutto satira, soggettivo, sì. a chi l'ha votata, a chi magari ha una libido a metà tra quella maschile e femminile può piacere il volto, a me non piace, però capisco che c'è chi vuole, a chi possa piacere quel volto. Quel volto esprime il PD, secondo me. De gustibus, anche se effettivamente mi ha fatto ridere, ripeto, in chiave politicamente scorretta, chi su Twitter dice che la sinistra è passata dalle sardine allo scorfano, ma sempre lì, stanno sempre in quell'ambito lì. Paolo, stessa domanda sulla Meloni, la destra, il mandato lo porta alla fine, che accade a livello politico, secondo te, Paolo? Ma accade che c'è una dicotomia completamente creata ad arte per manipolare il consenso e anche il dissenso. Questo è ovvio. La Meloni e suo omologo di sinistra farebbero le stesse cose per quanto riguarda la questione della politica estera, che è centrale. E farebbero le stesse cose perché sono un po' costrette a farlo e un po' perché effettivamente
sanno che per loro, per la loro incolumità politica e fisica, eccetera, beh, è più conveniente. Ma io penso che anche penso che la Schlein ci creda pure. E la Meloni, beh, nel 2017 diceva tutt'altro, però hanno fatto in modo che ci credesse ora, o che facesse finta di crederci, perché c'era un veto sul suo nome, chiaramente, da parte dell'Unione Europea, della NATO non lo so fino a che punto, ma la NATO comunque vuole essere rassicurata, ecco. E per superare questi veti, la Meloni ha dovuto rimangiarsi tutto ciò che diceva nel 2014, nel 2017, e che diceva, ma poi magari anche lì, che ne sappiamo, magari la Meloni era connivente anche all'epoca, solo che qualcuno all'epoca doveva pur raccoglierlo il dissenso in libera uscita dai partiti all'epoca del centrodestra, del centrosinistra, più propriamente etichettati come sistemici, e la Meloni che aveva bisogno di fare cassa elettorale e aveva magari anche un ruolo da ricoprire, quello di gatekeeper declinato a destra, beh, chiaramente diceva alcune cose che attraevano un segmento dell'opinione pubblica, dell'elettorato dissenziente tra il 2014 e il 2017, che ne sappiamo se la Meloni ci è o ci fa. Questo è ancora tutto da sapere. Secondo me, la Meloni in parte ci è, in parte ci fa, perché poi è nell'Aspen Institute, per cui chiaramente sa che se vuole avere un ruolo politico in Italia che sia un po' più evidente rispetto a un mero partito della rappresentanza dell'opposizione. E deve poi anche dipende quale tipo di opposizione, ma comunque se vuole uscire dalla mera testimonianza della marginalità, deve contaminarsi in qualche modo, deve confondersi, deve aderire a determinate lobby che ti inseriscono nei circoli di potere, ti legittimano in qualche modo. Ma questo l'aveva fatto anche Fini a suo tempo, no? Vi ricordate tutti i pellegrinaggi di Fini per cercare di essere inserito tra i personaggi credibili, no? Perché la credibilità è una bella parola, ma credibilità agli occhi di chi? Bisognerebbe completare la locuzione, no? Agli occhi di chi devi essere credibile? Perché sai, se devi essere credibile agli occhi di Putin è un conto, se devi essere credibile agli occhi di Biden devi comportarti in maniera diametralmente opposta, per cui bisogna sempre capire agli occhi di chi tu debba essere credibile. E la Meloni, sicuramente la Meloni del 2017 poteva essere forse credibile agli occhi di Putin, perché diceva delle cose molto più interessanti sulla Russia, eccetera. Oggi invece è credibile e ha dovuto rendersi credibile agli occhi di chi detiene le leve del potere economico, del potere militare, del potere politico reali sull'Italia, anche del potere culturale, e questo è chiaro. E per cui non vedo una differenza reale, vedo una differenza. Ma sì, di gossip, sicuramente nel gossip si distingueranno, anche perché se non c'è più una parvenza di dialettica neanche sul tema del gossip, sarebbe più difficile mantenere il potere per queste elite, perché devono in qualche modo stuzzicare una parvenza di dibattito depistante e continuamente fatto di distrazioni e di spostamento dell'interesse, dell'attenzione dell'opinione pubblica su temi marginali, sottraendo dal dibattito i temi centrali. Per cui è chiaro che sulle questioni estetiche ci sarà un battibecco tra le due, ma sulle questioni dirimenti, no. Sulle questioni dirimenti, no. La Meloni non può tornare a dire quello che diceva nel 2017 sulla Russia, perché se torna a dire quello che diceva 6 anni fa sulla Russia, lei dal giorno stesso, vabbè, diamogli dal giorno dopo, non è più Presidente del Consiglio dei Ministri. E la Schlein, ma io credo che la Schlein
ci creda realmente, cioè penso che lei non stia recitando una parte. La Meloni magari un po' sì, o la recitava allora o la recita adesso, perché tutto si può dire della Schlein, tranne che non sia stata comunque coerente nella sua totale divergenza e rispetto quelle che possono essere le mie idee, le mie opinioni, però ha sempre percorso quella strada lì. La Meloni invece è stata contraddittoria, ondivaga, ha cercato di... Ma questo, però questo è importante, cioè, perlomeno la Schlein ha sempre detto come la pensa, beh, è più facile, no, pensarla come la Schlein, ovviamente, però la Meloni ha detto delle cose nel 2017 che oggi ha negato completamente, rinnegato completamente. Cioè, la Meloni, da questo punto di vista, in quanto esponente politico di Vertice, dovrebbe rendere conto di questo suo cambio di paradigma di 180 gradi, perché non è che l'essere e il non essere possono stare insieme rispetto alla stessa cosa. Il principio di non contraddizione, per un esponente politico di vertice, dovrebbe essere la prima delle consuetudini con cui rapportarsi anche nella comunicazione pubblica. Cioè, ma non c'è nessuno che chieda alla Meloni: guarda, mentivi all'epoca, fai finta di mentire oggi, come la mettiamo? Cioè, e poi nessuno che chieda alla Meloni: perché questo cambiamento così radicale? Giustificamelo, rendi conto delle tue azioni. Sei un personaggio pubblico, non puoi dire: beh, ho cambiato idea così ad cazzum, di 180 gradi su una questione, sulla stessa questione, su una questione così dirimente. E per cui il sospetto più che legittimo è che per ricoprire i ruoli di vertice in Italia a livello governativo, istituzionale, eccetera, tu debba comunque aderire a quel tipo di narrazione e a quel tipo di prassi, la prassi atlantista. Se non aderisci e se non presti un giuramento che poi rispetti, non entri in quei circoli. Ma io ricordo, e poi chiudo, che ho sottratto troppo tempo ai miei interlocutori, ma ricordo un titolo del quotidiano La Stampa del 2000, marzo-aprile 2018, c'erano appena state le elezioni del 2018, e il titolo, ma ce l'ho ancora da qualche parte in un archivio telematico, il titolo era: Mattarella, due punti, aperte virgolette, a Salvini l'antinato, l'incarico non lo do, chiuse le virgolette. Salvini, qualche giorno dopo, si rimangiò tutte le dichiarazioni anti-NATO o critiche verso la NATO che aveva fatto in campagna elettorale e negli anni precedenti, e sebbene sotto tutela e sorveglianza, un incarico gliel'hanno dato. E Galateo, e buon Galateo, alzassi da tavola con ancora un po' di appetito, ragion per cui so che sono nel bel mezzo di quella che sarebbe una puntata di altrettanta durata di quella arrivata fin qui, ma lasciamo anche i nostri spettatori ancora con la voglia di vederci e saperne di più, dando i vari appuntamenti, a cominciare con un appuntamento che, visto che c'è Gianmarco insieme a noi, lanciamo proprio su Modena il 18 marzo. Ci sono ancora una cinquantina di posti prenotabili. Gianmarco, Nicola, io e tutti gli amici di Facciamo Finta che vorranno venire, e anche di questo canale Gianluca Lamberti. Vedete che c'è un numero in sovraimpressione, basta mandare un WhatsApp o un SMS con specificate anche per quale data, quindi in questo caso per il 18 a Modena vorrei prenotare, e vi danno tutte le indicazioni. Da bravi carbonari, solo dopo aver prenotato vi si dice l'indirizzo esatto. Le locandine sono sempre solo con la città. Grazie di cuore Elisa Spani. E a tal proposito, così faccio anche il giro conclusivo, ognuno può fare i saluti, ricordare quel che vuole, e io vi faccio vedere la locandina con le date realizzate fin qui, così magari ognuno di voi, anche al di qua dello schermo, si può prenotare: 18 marzo Modena, 15 aprile Vicenza, 14 maggio Torino. Là ovviamente siete tutti invitati, perché oltre alla conferenza c'è anche la festa del mio compleanno. 2, 3, 4 giugno stiamo lavorando per queste escursioni, più conferenza, più soggiorno a Cagliari, e il 21 ottobre sempre tutti invitati, per questa volta sempre per conferenza e compleanno di Facciamo Finta Che.
Partendo di nuovo da Davide, conclusioni, saluti, appuntamenti e se vuoi poi dici in quale di questi eventi ti vedremo. Allora, no, chiudo sul raccogliendo un dato che ha lanciato prima Gianmarco sul John Hopkins, che tra l'altro, se non ricordo male, al John Hopkins Center è dove hanno organizzato il famigerato evento 201, giusto per inquadrare, insomma, lo staff, come l'ho chiamato prima, no? Anche perché noi l'altro giorno abbiamo visto la Schlein o Schlein, come si chiami, dipende come si vuole leggere, che rice ha ricevuto tra le congratulazioni proprio anche una chiamata dall'amministratore delegato di una casa farmaceutica che teoricamente non dovrebbe avere niente a che vedere, no? Però appunto avviene alla luce del sole, così come se fosse una cosa normale. Ecco, quindi al John Hopkins Center, dove hanno organizzato l'evento 201, 4 mesi a settembre-ottobre, quando è che è stato, nel 2019, quindi qualche mese prima di quello che è della farsa, no? Ok. Niente, comunque, per quello che riguarda i miei prossimi appuntamenti, allora sicuramente ci vedremo a maggio a Torino, sotto l'ombrello di Facciamo Finta che è un po' più bello, insomma, di quello della NATO. E sui libri che vi consiglio, sicuramente non i miei, ma quelli di Paolo, per piacere, quello del 2022 del Stranamore che hai scritto, che secondo me merita, insomma, merita di essere letto, proprio perché appunto la gente cioè oramai, ragazzi, bisogna capire che i libri di storia dobbiamo scriverli noi. Questo è il discorso. Se non li scriviamo noi, li scriveranno gli altri, e quindi consiglio La dottrina Stranamore, scritto proprio da Paolo Borgognone. E niente, insomma, poi più che altro, al di là di quelli di Facciamo Finta che grazie sempre alla sponsorizzazione di Gianluca, no, si aspettavo le case editrici non li avrebbero mai pubblicati, o comunque li avrebbero pubblicati dopo, cioè a fatti già avvenuti. L'ultimo è La caduta di Babilonia, dove già tra l'altro sembra che purtroppo sia stato profetico, perché veramente, credetemi, vorrei sbagliarmi, e avevo spiegato di come una delle stimmate, uno dei sintomi della fine che presagirono la fine dell'Unione Sovietica fu proprio Chernobyl, il disastro di Chernobyl, che a mio modo di vedere, perché sputtanò clamorosamente il marketing dell'URSS, e alla luce di quanto accaduto negli ultimi mesi, dove hanno tentato di far saltare delle centrali nucleari a Zaporizia, me lo vogliamo non chiamare, io andrei a rivedermi forse la versione ufficiale del mainstream, che forse magari c'è stato un sabotaggio. E io ho scritto nella caduta di Babilonia che questa volta potrebbe accadere la stessa identica cosa, ma non all'est, no? Quindi per una simmetria degli equilibri del mondo, ma in occidente. Tempo cosa? Io l'ho scritto a novembre, tempo 2 mesi e mezzo, qualcosa. Adesso è successo quel disastro lì in Ohio, no? Tra l'altro sembrerebbe che lì dentro ci fossero delle sostanze tossiche che erano destinate, sì, ok, non è che cioè, tu vai in giro, hai nei treni delle sostanze tossiche così, cioè come se fosse una cosa normale, che erano proprio destinate a essere utilizzate, sembrerebbe, quindi mettiamo il condizionale, proprio lì sul fronte, ed essere utilizzati lì in fronte magari per un bel false flag. Butto così una chicca, visto che ho dato un consiglio di lettura. È uscito su Netflix a dicembre, quindi teniamo le date, un film che si chiama Rumore Bianco, White Noise, che parla di un incidente ferroviario, e da questo incidente ferroviario nube tossica, eccetera, eccetera, eccetera.
Cioè, ragazzi, allora, o parliamo di veramente di sincronicità storiche come l'affondamento del Titan scritto da Morgan Robertson e poi avviene veramente il Titanic. Quindi, no, diciamo di romanzi profetici, oppure qua qualcuno veramente sta inseminando anche i film, non lo so a quale fine, forse per aprire delle finestre di Overton, forse perché vuole sbattercele in faccia, non lo so, però poi sta di fatto che diventano sostanza storica. Quindi, che posso dire? Chiudo. Vi ricordo, visto che da un po' da qualche mese esiste anche questo canale Gianluca Lamberti, magari qualcuno non sa, di facciamo finta che, e apprezzeranno Ramunno anche con una playlist interamente dedicata a Davide Ramunno proprio sul canale Facciamo Finta Che. In descrizione del video, visto che me lo chiedete sempre, c'è anche invece il canale Telegram di Gianmarco Landi, al quale do subito la parola e vi invito anche a leggere e a iscrivervi al canale Telegram di Gianmarco, che è molto molto interessante. Vai Gianmarco. No, se volete iscrivetevi, non è è una cosa che io faccio soltanto per entrare in connessione con quelli che sentono, che risuonano con le cose che io dico, quindi non faccio una grande pubblicità. Se te lo chiedono, chiaramente l'accesso è libero, quantunque per invito. Invece mi farebbe piacere molto incontrare tutte le persone che ci seguono a Modena il 18. So che hai preso una sala più grande perché altrimenti avresti dovuto fare sold out, quindi il 18 di marzo ci vediamo a Modena. Io domani sarò a Mori in provincia di Trento al ristorante Antichi Sapori, mi sembra, Sapori del Trentino, non ricordo esattamente. Quindi domani chi volesse del Trentino può vedermi, può incontrarmi in provincia di Trento, poi sarò l'11 a Piacenza. Il 18 a Modena con te e il 25 a Cagliari. Anche io andrò a Cagliari il 25 di marzo, e poi altri, poi vi dirò man mano. Andrò a Firenze. Grazie di cuore Gianmarco e do subito la parola anche a Paolo, rinnovo anche l'invito di Davide a leggere i libri di Paolo che sono fatti veramente bene e Paolo, poi dici tu in quale di questi eventi riuscirai a venire, anche in più di uno mi farà sicuramente piacere. Certo, grazie. Troveremo sicuramente delle date in cui incontrarci anche a Torino e altrove molto volentieri. E grazie anche per l'invito, ma grazie anche a Davide per aver citato il mio libro, questo, La dottrina strell'amore. Sono molto felice che gli sia piaciuto e adesso sto lavorando ad altri libri, di cui uno proprio sulla identità russa, che è un testo che così avevo in mente da un po' di tempo, e poi farò anche un libro sulla storia della Russia degli anni 90, per cui insomma ci vuole il suo tempo naturalmente, ma ci sto già lavorando a entrambi, ecco. E no, niente, anch'io vi ringrazio molto per avermi invitato questa sera e davvero sono felice che il libro che ho scritto l'anno scorso sia piaciuto, perché l'ho fatto con impegno e soprattutto con così è un tentativo anche di uscire da questi canoni ipocriti che il mainstream impone e cerca di vendere come merce di prima scelta, ecco, no? Come l'informazione affidabile e l'unica cultura possibile di questo paese. Grazie ancora. In fase finale ringrazio Mesbet, ricordandovi che se avete ancora voglia di web, Mesbet andrà sulla piattaforma Quella Viola, magari scrivi anche in chat tutti i vari riferimenti e fa un po' da decompressione. Ecco, a questo link sul canale Viola, che voi vedete come si chiama, potete fare una decompressione se avete ancora l'adrenalina di questa puntata che... Io dico sempre, se da casa vi divertite almeno quanto noi ci divertiamo a farla e abbiamo la scusa per rimanere aggiornati e vederci anche se virtualmente una volta a settimana, l'obiettivo e la mia idea sarà stata raggiunta. Grazie anche a tutti quanti voi, tutti i fedelissimi veterani, abbonati e nuovi arrivati anche su questo canale, un'iscrizione, un like e se vi va parlatene e condividetelo.
con i vostri amici che sapete essere pensanti come voi. Un abbraccio, promo durante il quale verranno evidenziati un po' dei vostri messaggi selezionati da Mesbet. Sigla, vi do appuntamento a domani sera su Facciamo Finta Che. Grazie di cuore a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Come scrisse George Orwell, chi controlla il passato controlla il futuro. Chi controlla il presente controlla il passato. Facciamo Finta Che è il canale YouTube ideato e diretto da Gianluca Lamberti. Sono 4 i nuovi video ogni settimana. Il lunedì, il mercoledì, il venerdì e la domenica. Alle 21.30. In diretta. Sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione. Facciamo Finta Che è presente su ogni social. A te basterà seguirci.